Ed oggi operativa la vasca per il travaglio in acqua installata in una delle sale parto dell'ospedale della Repubblica. Il progetto parte dal 2013 con l'acquisto della vasca, ma si sono resi necessari interventi di rinforzo in alcuni locali dell'ospedale che ne hanno ritardato l'utilizzo. Contenti dal reparto ostetricia e ginecologia nel poter offrire ciò che le donne chiedevano da tempo, una maggiore assistenza e personalizzazione durante il travaglio, oltre che un minor dolore. L'acqua è calda, lenisce il dolore e aumenta le endorfine e quindi il risultato è avere delle contrazioni meno dolorose e una facilitazione per quel che riguarda la dilatazione dell'utero. Quindi tutte cose estremamente positive per vivere al meglio, a pieno e con meno dolore l'esperienza del travaglio e del parto. È un approccio differente e più dolce, ha detto il direttore generale dell'IS, Andrea Gualtieri, per accompagnare la donna in nascituro in questo percorso difficile. Per garantire una maggiore sicurezza, la saletta comunica con una camera parto tradizionale. Prevalentemente si cerca di effettuare il solo travaglio in acqua per poi spostarsi in sala parto. Ma se dovesse essere inevitabile, il personale è adeguatamente formato per effettuare anche il parto in acqua. La stanza si presenta come un ambiente accogliente. Le donne devono stare bene in quei momenti, ci tiene a precisare il direttore Miriam Farinelli, perché il parto segna il cuore. Il servizio è disponibile non solo per donne sammarinesi. La nostra struttura è aperta a tutte le donne che volessero venire a partorire qui. È chiaro che la donna assistita ha tutta l'assistenza gratuita, la donna non assistita può utilizzare l'ospedale come quella con le stesse caratteristiche di una casa di cura. Costo che si aggira attorno ai 1.600 euro, così come un parto spontaneo. Sulla questione diminuzione nascite degli ultimi anni, nessun aumento nei primi mesi del 2018, anno che si prevede con un andamento simile al 2017.